Ciao ragazzi, siamo gli Street Gorilla, esperti del fitness. E come al solito, in diretta dalla nostra palestra, siamo qui per allenare i nostri dorsali. E vi ricordiamo che in descrizione, oltre ai nostri contenuti gratuiti, trovate il link per i nostri percorsi di allenamento, che vi permetteranno di migliorare la vostra forza, la vostra estetica, in base al vostro livello. Ma adesso cominciamo subito. Cominciamo subito. Primo esercizio, però, vi servirà uno straccio, una maglietta, un qualcosa da tenere in mano per fare un'esecuzione. Va bene anche una corda, un elastico, va bene tutto. Ma uno straccio ce l'avete. Bene, bene, cominciamo. Ok, primo esercizio. Body pull up, 30 secondi di lavoro. Non ci abbassi. Siamo, Ci sdraiamo. Vai. Così. 3, okay. 2, 1, via. Ok, andiamo a tirare. Molto importante, appunto, sollevare le gambe, quindi stare belli inarcati con la schiena, e sentite tanto il dorso. Qui è molto importante la vostra connessione mente-muscolo, molto importante, quindi dovete proprio sentire strizzare il dorso. Pensate solo a quello, perché non avendo carichi dobbiamo lavorare in questa maniera. Però il bello è che si può fare ovunque, ok? 3, 2, 1, pausa. Ok. Prossimo esercizio abbiamo alzate a Y. Alzate a Y. Okay. E subito dopo pulse row, quindi 30 secondi di lavoro. Ok. Mettiamo okay, subito così. Siamo, terra. Alzate. Si riposa qualche secondo in più perché il timer non è partito, ma nel frattempo posizionatevi bene, molto importante. Forza, forza ragazzi. Alzata Y saranno fatte così. Esatto. Questo workout può essere fatto anche come finisher per il vostro allenamento di dorso in palestra, perché è ottimo anche per aprirvi se siete molto cifotici, quindi migliorerà anche la vostra postura. 3, 2, 1 e via con le alzate Y. Forza. Anche qua, mi raccomando, potete tenere le gambe a terra, dovete sentire molto lavorare la parte posteriore. Tenete le spalle basse quando fate questo esercizio, molto importante. Spalle basse, non elevatele, ma tenetele basse e spingete verso l'alto. Questo davvero per le persone con cifosi è una manna dal cielo. 3, 2, 1 e poi ora pulse row. Pulse row. Forza. Al contrario. Contrario, spingete verso l'alto. Perché qua, quando spingete verso l'alto, cercate di avvicinare tra loro le scapole. Dovete proprio addurre le scapole, ovvero avvicinarle. Ovvero incollarle tra loro. Vai, vai, forza, forza, dai ragazzi, dai, dai. Sembra una cazzata questo workout, ma... 3, 2, 1, pausa. Ora abbiamo, anche qua, reverse plank. Come avete visto, non usiamo carichi. Ovviamente per far crescere il dorso servono dei carichi, servono una lat machine, delle pull-up, delle trazioni, un'australia. Ma se non avete niente, potete approfittarne e lavorare sui punti carenti, su quei muscoli piccoli che non si attivano mai durante gli allenamenti. Quindi andiamo a lavorare su questi esercizi. Anche perché comunque si sente parecchio. Sì, sì. La stanchezza. Questo workout qua è veramente oro. 3, 2, 1, reverse plank. Okay, veramente teniamo. Oro. Tenete, anche perché la maggior parte del tempo noi andiamo ad allenare i muscoli intrarotatori, no? Tipo il petto, quindi siamo sempre un po' chiusi con la gobba. Questo workout vi apre bene, dandovi un sacco di vantaggi. Tenete, tenete, mi raccomando, non mollate. Forza, 10 secondi ancora, non mollate, dai, dai, dai. Questo qua veramente vi fa diventare delle macchine da guerra, questo esercizio, 3, 2, 1 e pausa. Ora abbiamo frog swim e poi l'alternato, ok? Vai, vai. L'ultimo esercizio mi scivola la maglia. Forza, forza. Si sta spostando tutto. Quindi ora abbiamo un minuto di lavoro, concentratevi. Okay, dobbiamo frog swim, abbiamo adesso. Sì. Minuto di lavoro, forza, 10 secondi. Nel frattempo vi ricordiamo che in descrizione trovate il link anche al nostro abbigliamento e alla nostra integrazione. Dopo un workout del genere bisogna integrare bene, noi usiamo MyProtein, trovate in descrizione. Ok? Via! Frog swim, forza, forza. Nuotare come se fosse in piscina, ma senza acqua. Quindi non avete neanche il problema del fiato. Qua mi raccomando, sentire bene il dorso, Proprio molto importante anche questo, Forza, forza. Perché questo qua sembra una roba stupida, ma vi assicuro che è veramente ottimo. Si sente parecchio, dovete aprire bene. Questo workout, se lo sentite facile, cercate di ogni volta che lo fate migliorare l'esecuzione, perché all'inizio non sarà, ok? Cambio.
Alternato. Alternato, quindi prima una gamba, poi l'altra. Cioè, esatto. Quindi in questo caso, braccio sinistra, gamba destra, braccio sinistro, gamba destra, insomma. Vabbè. Avete capito, no? Ok. Vai, 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 forza. Prossimo esercizio abbiamo invece Superman. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pausa. Ora Superman, non manca tanto, quindi mi raccomando. Quando farete questo esercizio vi assicuro che sentite tantissimo. Sì. Vi andrà a lavorare molto i lombari, oltre che appunto la parte alta. E i lombari difficilmente la gente le allena. Sì. Quindi... Anzi, non spaventatevi se avete dolori muscolari sulla bassa schiena. È normale, perché stanno proprio lavorando quei muscoli. È solo un rinforzo. Esatto. State rinforzando, esatto. 3, 2, Superman. 1, via, Superman. State qui in tenuta. Vedete qua, respirate. Ovviamente con questo esercizio andate proprio a lavorare su quella parte che dicevamo prima, ovvero i lombari. Per chi fa un lavoro magari dove scarica, non so, roba pesante o sta tanto tempo in piedi, rinforzare i lombari può essere veramente ottimo. Forza, forza, 10 secondi ancora, tenere, non mollate. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ora arch body crunch. Senza pausa, mi sa, sì. Al circle. Sì, circle, circle, ah, ok. Non vedevo il piccolo alla lavagna. Andiamo a ruotare in questo modo. Questo pure è tosto, eh. Ok. Vai, vai. Avanti e indietro. Esatto. Anche questo esercizio per la mobilità delle scapole è veramente ottimo, eh. Delle spalle, delle scapole. 3, 2, 1... Ok, ora pausa, un minuto e poi abbiamo arch body. Quindi adesso mi raccomando, riposate e vi ricordo intanto che in descrizione trovate i contenuti non più gratuiti come questo, ma i nostri percorsi di allenamento. Questi percorsi vanno in base al vostro livello, quindi siete base, siete intermedi, siete avanzati e soprattutto vanno in base alla vostra attrezzatura e ai vostri obiettivi, ok? Quindi in base ai vostri obiettivi e alla vostra attrezzatura noi creiamo dei percorsi di allenamento che vi fanno migliorare dal punto di vista estetico e di forza. Il che non è poco. Non è poco, eh. Ok, adesso abbiamo un minuto di arch body. Sì, ancora 30 secondi abbiamo di... Ah, un minuto di arch body, non un minuto di pausa. Un minuto di arch body? Vabbè, niente, allora riposate un attimo. Vai, c'è un minuto di pausa. Ok, riposiamo un po', ormai la pausa ormai è un po' a occhio perché il timer si è stoppato. Ma direi che possiamo iniziare, dai. 3, 2, 1, via. Un minuto di arch body, tenete. Okay. Con le braccia però piegate questa volta. Esatto. Sulla nuca. Se non ce la fate più, vi fermate un attimo e riprendete. Dai, dai, ci siamo. Se state morendo, mollate un secondo e riprendete. Forza, forza. Ma cercate di fare il massimo, perché questo qua è l'ultimo minuto, dai. Forza, forza, manca ancora... 30 secondi quasi, dai, 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 non molliamo, forza, forza, vai, vai, non mollate, dai, forza, la vostra mente è più forte del vostro fisico, forza, non mollate, dai, dai, 20 secondi, dai, manca poco. Quando sentite il dolore, ricordatevi che siete ancora al 50% delle vostre possibilità, forza, forza, dai, 10 secondi, dai, manca poco, dai, dai, forza, forza. 5, 4, 3, 2, 1 e stop! Workout finito. Ora, se volete, riposate magari un paio di minuti, lo fate per altre 3 volte. Altrimenti sì, sì, potete usarlo come finisher per i vostri workout di dorso, oppure potete combinarlo con i nostri altri workout. Petto, addome, gambe, sono tutti combinabili i nostri allenamenti. Questo è anche un ottimo metodo contro il mal di schiena, perché sì, se avete mal di schiena fate questo circuito, si rinforza talmente tanto che il mal di schiena sparirà. E anche la vostra postura ringrazierà. Detto questo ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete il video e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella raga, ciao. Ciao. Cerca lo sticker Street Gorilla. Scansionalo con il tuo smartphone. Scarica subito il tuo workout. Allenamenti ogni giorno, per ogni livello. Trovi lo sticker presso il nostro centro o acquistando i prodotti sullo shop.